Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Nier Replicant e finalmente siamo di fronte al cumulo di Ciarpame. Il fratello maggiore, anzi in questo caso il fratello minore, mi sta aspettando per chiedermi un favore personale, a quanto pare, e quindi andiamo a vedere di che si tratta. Irasshai. Buki, shiagatteimasu yo. Ah, arigato. Volontà ferrea. Sono buki nara. Nanda? O futari ni onegai ga arimasu. Onegai? Nii-san no kataki o utte kudasai. Zuibun bussou na koto o omoitsuita na. Omoitsuki nanka janai. Ore ga buki o tsukutte kita no wa kono tame nan desu. あいつらを殺せる道具を作りたくてやってきたんです。金儲けのためなんかじゃない。あいつら。そうです。魔物と一緒にいる大きなロボットです。魔物とロボットが手を組んでおるだと？魔物がいるのか。はい。心は決まったか。ああ。やってやる。Bene. Quindi a quanto pare c'è un'ombra che dobbiamo affrontare al cumulo di Ciarpame. Un'ombra che addirittura si è alleata con un robot, sembrerebbe. Quindi potrebbe essere molto più pericoloso di quello che sembra. Andiamo. Andiamo. Non abbiamo molto tempo da perdere. Per raggiungere il robot in questione dobbiamo scendere all'S2 e fare però la strada alternativa a quella che abbiamo fatto finora, sia per il farming e sia per trovare anche la lega di memoria, se vi ricordate. Bisogna effettuare l'altra strada, che ci porterà successivamente dove appunto dobbiamo andare. Ovviamente ho le armi che adesso sono incredibilmente forti. Praticamente con due colpi disintegro tutto. Aia. Ok, a questo punto noi saremmo andati a sinistra, mentre invece questa volta bisogna andare di qua. Azionare il carrellino ed attraversare il corridoio. Ovviamente siamo a livelli incredibili ormai per essere la prima run, cioè siamo quasi a livello 30 e diciamo che tecnicamente la prima run già a livello 20 si è estremamente forti, anche perché ovviamente il livello di esperienza non va calcolato in base al finale del gioco, ma va calcolato in base al finale della run. E questa è così come anche tutti gli altri Nier o comunque Drakengard, soprattutto la saga di Drakengard, ci ha insegnato. Praticamente ci sono diverse run che bisogna fare per completare il gioco e per capire tutto quello che il gioco ci vuole dire, perché non è semplice, non è facile e ci sono tanti piccoli particolari che si scoprono poi con le altre run. Ed è per questo che ovviamente solitamente non si farma e non si livella troppo. Cioè, si cerca comunque di livellare il giusto, potenziarsi il giusto e poi fare ciò che bisogna fare nelle varie run. Io diciamo che qualche cosina in più l'ho fatta in realtà, perché mi sono un po' potenziato già adesso.
Infatti ho portato già l'arma, la mia arma preferita, che è la lancia fenice, già a livello massimo, quindi diciamo che un pochino ho un po' bruciato le tappe, se vogliamo dirlo. Ho effettivamente un po' bruciato le tappe, diventando forse un po' troppo forte. Cosa che ovviamente non è una cosa negativa, anzi è una cosa molto positiva, soprattutto per la seconda run, perché giustamente poi dovremo anche fare la seconda run, quindi diciamo che la seconda run prenderà vantaggio di tutto ciò. Ok, la nostra direzione è di qua, sì, nelle profondità, dobbiamo andare esattamente nelle profondità. Qui ovviamente disintegriamo. Devo controllare anche l'altro salvataggio che ho, perché se non ricordo male quello è il salvataggio che ho fatto con tutte le armi già maxate per fare il finale C, che sarebbe quello che poi dobbiamo fare dopo. Infatti spero che quel salvataggio sia quello che penso di aver fatto, in modo tale da risparmiare un gran tempo per quanto riguarda la registrazione e tutto. Allora, di qua dobbiamo andare da questo lato. Mamono ga kikai to issho ni iru da nante. Douyu koto nan de shou? Riyū ga nan de are? Mamono to sono nakama wa mina goroshi ni suru dake da. Non mi portava fuori forse sto ascensore. Vedi, mi portava dall'altro lato. Esatto, che è dove c'è il salvataggio. Ok. Allora, qui non state attenti che c'è il buco. Ecco, infatti. allora sì, era giusta la strada. Yes. Kono mama oriru ka? Kono ana kara ka? Ukai suru no mo mendō da. E qui lancia anatema, che però vabbè è molto più scarsa rispetto a... Aspetta, non ricordo se era forse così tanto scarsa. Però era pesante. Esatto, no vabbè, la lancia finisce è decisamente più forte. Bene. Eccoci qua. Lui è molto più resistente. Mamono ga shiji o dashite oru.
Niente, quando fa il campo di forza è inutile avvicinarsi. È uguale praticamente al robot che abbiamo sconfitto nei piani sottostanti, però è un po' più resistente questo, perché appunto è un boss, no? Quindi è un po' più duro. Ma anche il moveset è praticamente identico. Ora invece cambia. Ovviamente qua bisogna schivare. Vedere il mondo. Devo combattere, devo proteggere. Qui mi conveniva potenziare la magia piuttosto che la forza, perché purtroppo questa seconda fase è tutta così. Ok. Dai, scendi, che ti devo dare il colpo di grazia. Ecco qua. その辺でもういいだろ。俺はやりましたよ。こいつがいなくなれば山に入りやすくなる。これからはいくらでも強い武器を作れますよ。任せてください。 分かった。分かったから。 狂気では心は癒すことはできぬ。でも
そうするしかないんだ。愚かな。そうだな。えgià。E abbiamo ottenuto l'ultimo frammento. A questo punto non ci resta molto da fare. Dobbiamo tornare indietro. Esatto. Bene. Ora quindi possiamo andare verso il tempio. Verso il tempio, il vecchio tempio, no? Dato che ora abbiamo tutti i pezzi della chiave. Però il nostro segnalino non ci dice di andare là. Ci dice di ritornare indietro. Perché appunto, avendo trovato tutti i pezzi, adesso dobbiamo ovviamente informare Devole e Popola. Dobbiamo far sapere alla nostra mamma che siamo riusciti nell'intento, quindi nel trovare tutti i pezzi di questa chiave, no? E quindi andiamo. Andiamo ad avvertirle, sia a Devola che a Popola, in questo caso. Le nostre mamme, chiamiamole così. Qua siamo full, quindi non posso fare altro. それにしても、こうも都合よく鍵が集まるとはな。まるで誰かに集めさせられているような。シロは考えすぎだ。しかし、罠だとしても、そこにヨナがいるのなら、俺は行く。そうか。È come se qualcuno ci avesse guidato. Sentite.Wise quanto è scaltro, quanto è intelligente comunque anche nelle piccole cose. Veramente incredibile Wise. Probabilmente è uno tra i miei preferiti come proprio personaggio. Ok. Sono entrambe qui. Iku no ka? Mura wa uwasa de mochikiri yo. Anata ga Yona-chan o torimodoshi ni iku tte.本当に行ってしまうのね。必ずヨナを連れて戻ってきます。あの。何？何でもない。ポポルは心配性だからな。じゃあ気をつけて。くれぐれも気をつけてね。ありがとう。気をつけてな。本当に気をつけて。Ok. Quindi la decisione è presa. Bisogna salvare Yona e con la benedizione delle mamme possiamo andare.I brividi, ragazzi, io sapendo ovviamente quello che ci aspetta, quello che sarà soprattutto la seconda run, che sotto tanti punti di vista è uguale a, cioè come gameplay è praticamente uguale a tutto quello che stiamo facendo adesso, però dal punto di vista prettamente narrativo sarà completamente diversa, ragazzi. Sarà tutta una roba completamente diversa. Allora, io in realtà però vorrei effettivamente salvare sì, direi che posso salvare anche in questo slot. Perché? Perché in realtà, come potete notare, io ho piantato i fiori perché sto portando avanti quella side quest. Ora, io non ricordo se effettivamente i fiori piantati poi si perdevano, perché io credo che si perdevano con l'inizio dell'altra run. Quindi, qualora fosse così, io ricaricherò il salvataggio, mi farò questa parte da solo, per conto mio, e almeno cercherò di prendere i semi. Per poi portarmeli ovviamente nella prossima run e averli già...
e averli già pronti, perché le side quest, ovviamente, come potete notare, ancora non le abbiamo finite tutte. Siamo all'87. Anzi, a proposito, ora in teoria dovrei aver sbloccato quelle side quest di cui vi parlai qualche episodio fa. Infatti, Popola qui adesso mi dice che ci sono dei lavoretti da fare e credo che uno di questi. どの仕事を紹介しようか。Esatto, l'esercito di ombre. ロボット山Ah でno, il cumulo di 何か異変が起きcerpame. ているらしい。どの仕事を紹介しようか。ちょっと変わった調理道具を探して。依頼人。Questo è al fronte mare. どの仕事を紹介。彼氏を探している女がい。Ok, credo che non sia non sia la missione che dico io, però a questo punto io faccio una bella cosuccia, faccio una pausa qui, faccio queste side quest e dopo ci dirigiamo verso il finale di questo episodio, perché poi il prossimo, credo, se è quello che penso io, sarà incredibile dal punto di vista, diciamo dal punto di vista contenutistico e narrativo sarà pazzesco, quindi a tra poco. わからないな。Ecco qua ragazzi,見たquesta era こlaとのない side場所quest だ。che vi avevo detto, ovvero quella del ritrovamento守るな。dell'occhio della predizione. 夢の仲間でしつこいE 奴らに。guardate dove ci troviamo. 夢？気がついMi たら異sono 世界accorto に。che non vi ho fatto vedere dove si trovava l'arma in questione, ovvero qua. Eccolo qua, spada a una mano, tubo di ferro. Ecco perché questa predizione è importante, perché il tubo di ferro, se vi ricordate, è l'arma che abbiamo praticamente utilizzato all'inizio del gioco. Quindi sbloccare questa side quest per avere tutte le armi è a dir poco fondamentale. なんだ、Vedete? さっきE の場所quello は。cos'era? わからぬ。皆で白昼夢というわけでもなさそうだな。あの光景、どこかで見た気がするな。Credo di averlo già visto. なんか変わったものが見えたようだね。ああ。この占いの結果にも何か意味があるはずだけど、なC'è ぜun か significato 何も読molto めないんprofondo だよdietro questa ね。predizione, ma non so quale修sia. 道不足かし Direi ら。che mi serve più とりpratica. あえず、初占いは成功したし、ご協気が向いたら、またく。E abbiamo あれは ottenuto la 一体missione, la 何だったピエのトラであろうマジカ。か。見覚えは。Bene ragazzi, siamo arrivati al santuario perduto. Siamo sul tetto del santuario perduto. Nel frattempo succedono robe lì, combattono, non mi interessa. Ma finalmente siamo giunti di fronte alla dimora del Signore Oscuro. Quindi la prossima puntata sarà incredibile dal punto di vista di narrativa e di trama. E noi però ci becchiamo alla prossima. Bye bye.